Ben ritrovati, carissimi amici di Fanta World. Noi non ci stanchiamo mai di pizzicarvi su Instagram, lo diciamo? È bello pizzicare, quindi c'è proprio da fare. Quindi, come Veniamo sempre, l'attenzione esatto, viva anche lì. Esatto. Il nostro buon Salvo ha postato in questi giorni ben 5 sondaggi che vi abbiamo chiesto chi pagare di più all'asta. Noi, famosi sondaggi che vi proponiamo, che vi abbiamo proposto in quest'estate pre-asta. Ovviamente ci avete risposto in tanti e noi oggi analizziamo i risultati di questi 5 sondaggi. Allora, prima di iniziare subito a dar vita a questa rassegna, vi consiglio di scaricare l'app Fantamaster, trovate il link in descrizione. È un'app molto utile perché ovviamente racchiude tutti i consigli, tutte le notizie, qualsiasi cosa sul fantacalcio, quindi probabili formazioni, notizie dagli allenamenti, le conferenze stampa degli allenatori, tutte cose che un fantallenatore porta con sé per tutta la settimana. Inoltre vi permette ovviamente di, attraverso la loro piattaforma, di creare il fantacalcio che volete, che sia lega pubblica, che sia lega privata. Potete unirvi ovviamente con i vostri amici e partecipare e creare la vostra lega fantacalcistica. Inoltre avete la possibilità di partecipare anche alla Lega con noi. Anche noi abbiamo creato la Lega appunto, esatto, su Fantamaster, e dove, se siete abbonati al nostro canale, potete tranquillamente inviarci la vostra mail, cioè il vostro nickname esatto, per mail a fantaworldsite@gmail.com, e lì vi aggiungeremo e parteciperete anche voi alla nostra Lega che partirà alla terza giornata. Quindi scaricate l'app Fantamaster e ci divertiremo anche insieme. Allora, partiamo subito con il primo dei nostri ballottaggi, dei nostri, diciamo, chi pagare di più, lo chiamerei così, che riguarda due trequartisti. Uno è partito bene, l'altro un po' meno, a sorpresa però, perché in teoria ci aspettavamo una cosa inversa. Allora, il dubbio è appunto che abbiamo chiesto è quello fra Brahim Diaz e Malinowski, e qui ha vinto Ruslan Malinowski per il 66%. Vi aspettavate questa percentuale nonostante la partenza di Brahim Diaz? Sinceramente no, secco, perché appunto nonostante sia partito benissimo, invece Malinowski continua cioè ha vinto in maniera netta, quindi sì, continua ad essere il favorito, ecco, in questo caso. Mi aspettavo la vittoria di Malinowski perché so che è molto apprezzato dai fantallenatori, giustamente, è molto apprezzato, però è appunto questo 66, ecco, mi aspettavo un po' ridotto. Anche io. Anche se avrei votato Malinowski anche io. Anche io, sì, va benissimo, però mi stai aspettando un 55-45. E invece i fantallenatori non si fanno ingannare dalla prima giornata. Esatto, ma ecco, comunque può essere una buona... Ma io l'ho voluto mettere sotto torchio per questo motivo, perché voglio vedere se si fanno ingannare, invece sono stati molto molto bravi, esatto. Quindi va bene così, no? Noi siamo contenti del fatto che siete stati vigili, direi. Tanto piccola chicca, nella nostra Lega anch'io ho proposto Diaz per Malinowski. Vero. Me l'ha rifiutato, però ero lì per chiudere, poi me l'ha rifiutato. Esatto. Quindi, avrà visto il sondaggio. Magari ha visto il sondaggio e quindi ci ha ripensato. Ha detto, visto che la maggior parte delle cose di Fantaworld... Noi facciamo tutto alla luce del sole, quindi... Esatto. Noi ci mettiamo sempre la faccia. Quindi in questo caso vince Ruslan Malinowski, devo dire in maniera abbastanza netta. Comunque sì, è penso meritata. Che in tutti e tre avremmo avuto. Sì, sì. Quindi questo sicuramente. Andiamo ad altri due centrocampisti che sono partiti bene entrambi. Io purtroppo è incredibile veramente commentare questo risultato. Si parla di Felipe Anderson e di Çalhanoğlu. La community non ha aiutato in questo caso. In questo caso i dubbi non sono stati risolti perché si parla di un 50 e 50 perfetto fra Felipe Anderson e Çalhanoğlu. Qui commenti non ci sono. Vabbè, comunque dobbiamo esprimerci noi a questo punto. Allora, se proprio dobbiamo dirla tutta, sono partiti in effetti benissimo, nel senso che ognuno ha fatto un gol e un assist. Stessa cosa per Çalhanoğlu. Quindi a livello di bonus ci siamo. Quindi siamo veramente lì, siamo veramente al 50-50. Io personalmente preferisco l'estro e il bonus più di Çalhanoğlu, ma di pochissimo. Qua si va a preferenza, infatti. Cioè, preferisco Çalhanoğlu di poco, perché batte anche i piazzati nell'Inter, può fare assist da calcio d'angolo. Felipe Anderson è uno più esplosivo, uno più forse da più 3 che da assist. Sì, magari nelle partite contro squadre più morbide un Felipe Anderson è devastante. Sì, l'abbiamo visto contro lo Spezia. Però io sono più per Çalhanoğlu. Secondo me ha più continuità, può trovare più continuità con Inzaghi, e quindi preferisco lui. Anch'io dico Çalhanoğlu perché in passato, comunque adesso vediamo quest'anno, non ero un grande ammiratore di Felipe Anderson per la sua discontinuità. Quest'anno magari mi smentisce, però per sicurezza vado su Çalhanoğlu. Per la cabala, per i precedenti, diciamo che non ci vogliamo far ingannare da Felipe Anderson, che comunque resta un primo slot. Entrambi, è un primo slot di centrocampo. Entrambi sono dei primi slot. Sì, però Çalhanoğlu, secondo me, con Inzaghi è proprio centralissimo. Sì, esatto. Proprio Inzaghi è innamorato di Çalhanoğlu, quindi fiducia al turco. Non ci rinuncerebbe mai, secondo me, quindi va bene così. Andiamo invece all'attacco, un dubbio che riguarda appunto il reparto offensivo tra due attaccanti però con caratteristiche diverse, perché parliamo di Paulo Dybala, che ovviamente con l'addio di Ronaldo trova centralità perché sarà il nuovo rigorista della Juve, oltre che il calciante dei calci di punizione, e Tammy Abraham, che è appunto lui ha detto mi chiamo Abraham. Scusa, Tammy Abraham, chiedo scusa, sorry, anzi sorry. L'ha detto per evitare fraintendimenti, esatto, subito. Ma ha ragionissima, quindi Tammy Abraham.
che sarà appunto il nuovo 9, il post Dzeko della Roma di Mourinho, quindi è diventato praticamente già un idolo appunto dei tifosi sì. giallorossi. Appunto Abram, per dirla, vince 64-36, quindi comunque un risultato simile a quello di Malinowski e Brahim Diaz. Diciamo, secondo voi, banalmente, mi viene da dire, vince lui di tanto perché è una punta e Dybala gioca un po' più dietro? Sì, vince lui perché è una punta, però Dybala è rigorista alla Juventus e tira le punizioni alla Juve. Ed è la centralità nella Juve. Non lo so, sono combattuto, sinceramente. Anch'io. Perché Abraham c'è Shomurodov anche a rompere un po'. E non è il fulcro della Roma, perché comunque io credo che i fulcri nella Roma siano altri. Cioè sono sia i centrocampisti, esatto, e non le punte. Io andrei su Abraham invece, perché comunque l'ho visto che ha partito molto bene e con Mourinho può fare veramente. Sì, ha molto entusiasmo, molto questo esatto. Sì, lo dimostra proprio quando gioca. Ma magari hai visto la prima partita, che era molto, molto integrato fin da subito. Mi ricordo anche quando segnò Mkhitaryan che pregava, diceva, sperava nel gol. Please, no? Però io voto Dybala. Ma tu dici Dybala? Io voto Dybala. Io non dico Dybala perché, a parte questo, non riesce, cioè secondo me non riesce sempre, non riesce a maturare al 100% quel salto di qualità. Cioè io lo vedo sempre che non riesce a fare quel salto di qualità che tu dici. Certo, con l'Empoli abbiamo visto una partita brutta di Dybala, sì. Però in quella partita come tutti risentivano esatto. della mancanza di Ronaldo, esatto. Secondo me. Sì, bisogna un po'. Mi auguro di sì. Però ancora capire. Non riesco a vedere in lui quel salto di qualità che tu dici è un top. Salto assoluto. Di qualità che dovrebbe fare proprio perché manca Ronaldo. Quindi adesso è lui che si dovrebbe caricare la squadra sulle spalle. Sì. A volte sembra più Chiesa che si carica la squadra sulle spalle nonostante sia arrivato da poco. Esatto. Quindi bisogna vedere un po' sta cosa. Però io comunque voto Dybala perché secondo me anche a livello di voto può essere più continuo e anche a livello di bonus. Magari Abraham può fare più gol, Dybala può portare più assist e magari meno gol. Quindi si possono andare. Io li vedo 51-49 sinceramente. Perché? Tra questi è una sfida molto equilibrata perché Dybala pesano tanti rigori. Quindi la Juve avrà tanti rigori, quindi il 51 lo metto su Dybala. Però Abraham li vedo proprio allo stesso livello, sai? Ma ci può stare. Non mi so schierare netto in questo caso. Ci può stare. Non cambiamo reparto, ma cambiamo, diciamo, modo di giocare, perché se prima abbiamo appunto fatto questo alter ego, no? Fra Dybala che è una seconda punta ed Abraham che è una prima punta, qui parliamo soltanto di due prime punte belle fisiche, belle rigoriste entrambi, uno è mancino, l'altro è destro, uno gioca nella Fiorentina, l'altro nell'Inter, e parliamo di Vlahovic e di Lautaro Martinez. Due giocatori che possono essere ovviamente dei primi slot in questa stagione. Lautaro vince rispetto a Vlahovic 58% a 42%. Risultato che si poteva attendere. Ci sta. Secondo me è giusto questo risultato, nonostante Vlahovic mi piaccia tanto. Quindi, tra l'altro, non lo rinnego. Secondo me, ci ho puntato tanto, ma sì, alla fine non sono riuscito a prendere. Secondo me pesa tanto il fatto che comunque Lautaro gioca in una top squadra. Sì. È questo. Perché le qualità Vlahovic ce le ha anche. Però comunque l'attaccante all'Inter secondo me si preferisce sempre all'attaccante alla Fiorentina. Però ora anche rigorista, diciamo. Esatto. Certo, avessimo parlato di Vlahovic contro Dzeko, contro Correa, mi sarei spostato dal lato del Viola. Esatto. Però parliamo di Lautaro, che è anche rigorista dell'Inter, che punta a fare una stagione da protagonista all'Inter. Esatto. Anche lui, no? Un po' come Dybala con Ronaldo, lui è quello che deve fare dimenticare Lukaku. Esatto, no? Sì. Ma sai che non so chi fa più gol tra i due? Voto Lautaro, ma non so se fa più gol Vlahovic. Sì, potrebbe essere, nel senso che Vlahovic comunque Lautaro può aiutare con gli assist. Sì, esatto. A livello lui lavora anche per la squadra. Sì. Se Vlahovic magari non segna, può capitare il 5. Però non so se Vlahovic fa più gol di Lautaro. Io ti dico Lautaro. Però, sì, io avrei votato Lautaro. Però siamo anche qui molto alla pari. Sì. C'è poca differenza, però Lautaro. Però Lautaro. Sulla ventina possono arrivare, quindi. Sì, entrambi sulla ventina possono arrivare. Quindi occhio ovviamente a questi due. Andiamo all'ultimo dei nostri appunto sondaggi di Instagram. Stavolta si parla di difesa. Sono sempre due attaccanti, due centrocampisti e un difensore. E poi torniamo appunto a questo chiarimento. Esatto, giustamente al difensore. Quindi occhio anche al layout, no, di questo esatto. format. E sono dei difensori che possono essere presi, come hai scritto tu benissimo, a parità di prezzo, perché ci siamo. Però sono diversissimi. Molto diversi, opposti. Dumfries è praticamente un esterno, molto offensivo. Acerbi invece è una sicurezza da difensore centrale che può portare, diciamo, mister modificatore, mi viene da dire. Dumfries vince 59-41. Però vi chiedo, la concorrenza di Darmian, il fatto che Acerbi sia titolare fisso, ma infatti non è un po' bugiardo però io questo sondaggio non è un po' bugiardo. Nonostante Balotta gioca a Darmian, sinceramente me ne fregherei. Avresti votato tu anche io, sì, perché comunque gioca più avanti e c'è sempre la speranza del bonus dietro l'angolo. Okay. Mentre Acerbi no, cioè nel senso certo, non ti aspetti il bonus, non aspetti il bonus, chiaro, ovviamente. Se avete bisogno di un giocatore fisso, meglio Acerbi. Se invece avete già un buon reparto difensivo, prendete Dumfries. Quindi a parità di prezzo prendersi Dumfries. Sì. È una cosa che ci può stare. Io molti sono comunque un po' più titubante. Voglio sentire anche la tua. Allora, molti pensano comunque ad Hakimi, ecco.
questa è la trappola. Adesso, no, Dumfries non è Hakimi. Esatto. E non lo sarà. E Darmian può insidiare più di quanto ha insidiato Hakimi l'anno scorso. Anche se Darmian le sue partite se le ha fatte l'anno scorso. Ma quest'anno è anche partito bene Darmian. Io con la Champions in cui magari può giocare Dumfries, mi prendo Acerbi. Anche io di poco. Anche io di poco, voto Acerbi. Io prenderò appunto Dumfries appunto nel caso in cui ho già un pacchetto difensivo molto forte. Esatto. Sì, in questo caso sì. Diciamo che in ottica sta ha più ragionamento, ha più senso il tuo ragionamento sicuramente. Però in linea generale io comunque andrei su Acerbi qualche credino in più. Poco in più su Acerbi, me lo prendo perché è una garanzia, non salta per io. Poi se si riesce a fare la coppia Dumfries Darmian a poco... Tanto già, di già parliamo dell'esterno fisso dell'Inter. Ovviamente, in quel caso Dumfries ha lo stesso prezzo di Acerbi più Darmian a 1, alziamo le mani. In quel caso avete fatto la voglio più la coppia dell'Inter, però a parità di prezzo, senza contare Darmian e senza contare altri, io sulla certezza Acerbi vado. Sono d'accordissimo con te. Ovviamente commentate e diteci ovviamente la vostra opinione su questi sondaggi. Fateci sapere ovviamente cosa ne pensate. Commentate su tutti i nostri social e seguiteci su Instagram per partecipare ovviamente ai prossimi sondaggi o comunque in generale per stare in contatto con noi, perché noi spesso comunque pubblichiamo storie, cose, vi coinvolgiamo. Quindi vogliamo sapere ovviamente anche la vostra. Io saluto Salvo, saluto Claudio. Ciao ragazzi. E come sempre un saluto da Fantaworld.